Festa di Sanremo 2012, a un anno di distanza, ritroviamo i Jalis, Fabio e Alessandra, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. L'anno scorso ci siamo visti per questa manifestazione, Sanremo Off, ideata da Pepi Morgia, quest'anno purtroppo non c'è più, e quindi è un festival anche nella sua, diciamo, nel suo ricordo, però voi questa mattina avete tirato un premio molto importante di per sé, ma credo anche per voi. Beh, noi siamo onorati, è veramente una grande emozione perché è un progetto su cui stiamo lavorando da 8 anni, ma non c'è un lavoro soltanto dei giallisti, c'è un lavoro realizzato da insegnanti, alunni, artisti, persone che ci stanno credendo. Si chiama Artisti nelle scuole e prevede la scrittura dei testi da parte di alunni delle scuole di ogni grado e la realizzazione musicale da parte di artisti noti ed emergenti per fare musica, semplicemente per fare musica e per tirar fuori la creatività all'interno delle scuole. Non ci sono vendite di dischi, non è un progetto discografico, di business, progetto puramente formativo. E qui noi abbiamo trovato l'interesse con il protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione, con il Presidente della Commissione per l'apprendimento pratico della musica nelle scuole, presieduto dal Professor Berlinguer. Tu sai che nella Commissione, non so se i nostri amici lo sanno, ma nella Commissione ci sono personaggi come Paolo Damiani, come Ennio Morricone, insomma personaggi di spicco della musica. E noi siamo i portavoci qui a Sanremo, siamo i testimonial di questa iniziativa e siamo felicissimi di avere questo premio. Oggi pomeriggio avremo quello delle radio indipendenti, quindi... So che però è un po' che ci state provando, ci sono ancora difficoltà qua da noi? Ma sai, noi credo che insomma non sia un progetto semplice da proporre, perché poi chiaramente insomma intanto voi ci aiutate a diffonderlo. 8 anni fa, quando abbiamo iniziato con una piccola scuola, quindi con un asilo, quello della nostra bambina. Ci siamo resi conto che la cosa poteva funzionare, piano piano siamo andati all'Aquila, poi nel Veneto abbiamo lavorato sulla cittadinanza attiva. E quindi chiaramente per farlo entrare come prodotto formativo all'interno delle scuole non è una cosa semplice. Noi ci crediamo, il Ministero ci sta credendo, a luglio dello scorso anno abbiamo firmato il protocollo per 3 anni e quindi adesso bisogna soltanto prendere gli artisti, i media come voi, che sostengono il progetto e che lo lanciano. Quindi non è un lavoro fatto soltanto da 2 persone, è un lavoro di team. 15 anni fa la vostra grande vittoria, com'è rivederlo adesso il festival, quanto è cambiato? Beh, è cambiato moltissimo, sono 15 anni sono tanti, cioè più di una generazione forse, e quindi è diverso, anche se comunque le facce che girano intorno al festival sono anche sempre quelle, c'è qualcuna che viene a mancare, però comunque gira e gira, ti trovi sempre, come venire a trovare i parenti che non vedi da un anno in realtà, venire a Sanremo. E la manifestazione, vabbè, è sempre una grande manifestazione con le sue polemiche, con i suoi dibattiti, con le problematiche del voler fare cioè quando magari vuoi strafare, vuoi fare troppo, alla fine ti rendi conto che forse è meglio che il minimalismo ritorni un po' nei ranghi e quindi si ricominci a pensare più alla musica come è stato fatto in queste ultime 2 sere. E un po' meno alle chiacchiere. Grande emozione per noi oggi è rincontrare il figlio di Mike Bongiorno. Abbiamo avuto il premio proprio dalle mani di Mike Bongiorno, 2 premi in realtà, uno sugli autori e uno sul brano, e quindi stringere la mano a Nicolò Bongiorno e sapere che sta seguendo il nostro progetto, beh insomma signori, questo significa che insomma è una bella soddisfazione. È una bella risposta a chi si chiede ancora oggi dove sono finiti i Jalis. Ma diciamo dove vorrebbero farli finire, mettiamola così, perché sono 14 anni che noi presentiamo i nostri brani, chiaramente non siamo presi in considerazione. Io ho sentito dire delle cose poi veramente che rasentano la fantascienza, tipo che Jalis è un nome da revival, oppure che Alessandra da sola come solista non può andare perché non ha la forza. Ecco, queste sono delle scuse inutili. Lo scorso anno io ho presentato un brano addirittura con testo scritto dai bambini della scuola dell'Aquila, perché questo progetto potesse prendere ancora più visibilità. E quindi, beh, vabbè, insomma, sappiamo che purtroppo ci sono delle persone che o non capiscono o non vogliono capire. Bene, facciamo un appello a loro, quindi cercate di capire. Vabbè, intanto iniziare dal direttore artistico, e quindi, cioè, partiamo da lui, no? Dai diretti responsabili. Oggi noi siamo qua. Oggi noi siamo qua, siamo a prendere un premio come produttori, noi siamo anche produttori, quindi non siamo solo gli artisti, capito, che propongono un progetto e finisce là. Noi produciamo i nostri progetti, siamo dei panettieri, non abbiamo il supermercato, abbiamo l'ufficetto, il negozietto sotto casa che apre la sala cinesca, impasta il pane e lo mette in produzione e in vendita. Quindi insomma voglio dire,
Bisogna cercare di smuovere un pochino di più le cose, bisogna cercare di essere intanto più sinceri, un'etica maggiore, dare spazio alle radio locali, aiutarci, perché la comunicazione serve a tutti quanti. Il lavoro, la radio nasce perché ed ha bisogno della musica, il musicista nasce ed ha bisogno della radio. Quindi se tutte e due insieme queste cose si mettono insieme, si uniscono e difendono i loro diritti e doveri, per l'amor di Dio, non gestito soltanto da network, da grandi realtà, e allora insomma ci sarebbe questa grande liberalizzazione, no? Noi stiamo parlando di rotture di monopolio, rompiamo veramente questo monopolio, quindi cerchiamo di dare, intanto il direttore artistico insomma non è un musicista, è un responsabile marketing, quindi mettiamo nel posto giusto le persone giuste. Grazie e in bocca al lupo per il vostro progetto, naturalmente. Viva il lupo. Grazie a voi, ciao.